Bentornati su The Wine Channel, io sono Francesco e oggi parleremo di vinificazione in rosso. Per approfondiamo insieme. Grazie al sondaggio e al lancio della monetina che abbiamo fatto su Facebook e su Instagram è uscito la vinificazione in rosso, quindi oggi parleremo di questa tecnica di cantina. Nella prossima puntata parleremo invece di quella in bianco. Piccola premessa che vale sia per questo che per il prossimo video: volutamente la spiegazione sarà un po' semplice, un po' magari ridotta rispetto a quello che sono tutte le tecniche di cantina che si applicano nella produzione del vino rosso. Questo perché, per un motivo ovviamente di tempi e anche di facilità di comprensione per tutti, per evitare magari di usare dei termini troppo tecnici che non tutti conoscono. Se però avete qualche dubbio, qualche domanda, qualche perplessità o volete approfondire l'argomento, con l'hashtag AskTheWine potete farmi tutte le domande e risponderò nei commenti oppure facendo dei nuovi video. Bene, quindi partiamo subito dal primo concetto della vinificazione in rosso per sfatare subito il primo dubbio che vi può venire. Vinificazione in rosso non significa che si usa l'uva rossa. Ecco, quindi quando noi parliamo di vinificazione in rosso, in realtà parliamo di una tecnica con la quale vengono lasciate le parti solide dell'uva, che sono le bucce e i vinaccioli, a contatto con la parte liquida per estrarre alcune sostanze che poi arricchiscono il gusto del vino. E si parla qui di macerazione. Ecco, quindi si può fare una vinificazione in rosso anche con uve bianche, perché in realtà quello che viene a crearsi è, o meglio, quello che si vuole ottenere è l'estrazione di determinate sostanze tramite appunto il contatto con le bucce. Normalmente dalle bucce vengono estratti il colore, ecco perché normalmente si usa per il rosso, perché appunto la tecnica permette di estrarre il colore rosso che è contenuto nelle bucce, oppure degli aromi varietali, specialmente secondari e terziari, come abbiamo già visto quando abbiamo parlato degli aromi. Quindi, detto questo, qui vi potete vedere in questa schermata tutti i vari passaggi che partono dalla vendemmia, quindi dalla raccolta dell'uva, fino all'imbottigliamento. E adesso noi li andremo un po' a vedere insieme che cosa succede in tutti questi vari passaggi. Quindi, partendo dall'uva che è stata raccolta, la prima attività che viene svolta è il ricevimento dell'uva, la sua diraspatura e la pigiatura. Quindi che cosa succede? L'uva viene selezionata, quindi tutta l'uva che è stata raccolta viene controllata per eliminare magari l'uva ammalorata, quella che magari presenta delle muffe. Consideriamo che ci può essere un po' di tempo tra la raccolta e l'arrivo in cantina dell'uva stessa, quindi viene fatta una sorta di prima pulizia e l'uva viene solfitata, cioè gli viene messa una quantità di anidride solforosa, che di fatto è un conservante che serve appunto per non innescare alcune fermentazioni oppure non favorire la formazione di determinate muffe, e a questo punto viene l'uva separata dai raspi, quindi gli acini di uva vengono separati dai raspi, quindi dalla parte legnosa del grappolo, tramite degli appositi macchinari. In seguito, una volta separata dai raspi, l'uva viene pigiata, quindi avviene la rottura dell'acino, e dopo che l'acino è stato rotto, tutto il contenuto viene trasferito nelle vasche di fermentazione, e qui comincia la parte, diciamo così, fermentativa della nostra attività. E qui, proprio qui nella vasca di fermentazione, avviene la cosiddetta macerazione. È quello di cui abbiamo parlato all'inizio, cioè l'estrazione delle sostanze presenti nell'acino per lo sviluppo di aromi varietali, del colore, ma anche per dare una determinata struttura al vino. La macerazione può essere più o meno lunga,
a seconda della necessità di avere un vino giovane di pronta beva oppure un vino da lungo affinamento. Ovviamente la macerazione è favorita da alte temperature, di solito 18-20 gradi, da successive follature e rimontaggi e dal tempo di contatto con le vinacce, quindi con la parte appunto solida del mosto. Quindi a seconda appunto delle tecniche che vengono utilizzate avremo dei risultati diversi ed ecco che è qui di fatto dove poi interviene l'enologo in questa scelta di questi passaggi proprio a seconda del prodotto finale che si vuole ottenere. All'interno poi con la macerazione comincia anche la fermentazione alcolica. La fermentazione alcolica è la trasformazione dello zucchero in alcol, quindi è ciò che dà poi la gradazione alcolica al nostro vino. Ovviamente deve essere controllata perché non si può esagerare nella fermentazione e produzione dell'alcol, ma neanche dall'altra parte avere un alcol troppo basso, perché ricordiamo che il vino, per essere chiamato tale, deve rimanere entro un determinato range di grado alcolico, anche per rispettare poi i disciplinari, qualora il vino faccia parte di una di queste denominazioni. Con il prodotto secondario della fermentazione viene prodotta anche dell'anidride carbonica ed è per questo che si chiama tumultuosa. Infatti il famoso ribollir dei tini della famosa poesia è dovuto proprio al fatto che durante la fermentazione alcolica il mosto bolle, proprio perché la produzione di anidride carbonica dà questo bollore che poi va via via scemando man mano che la fermentazione alcoliche, quindi gli zuccheri vengono trasformati in alcol. Quando si fa la fermentazione alcolica produce il cosiddetto cappello, cioè avviene un processo per il quale la parte solida torna in superficie rispetto alla parte liquida, quindi la parte liquida viene a trovarsi di sotto, la parte solida sale in alto, va in sospensione fino a formare una sorta di cappello, cioè un insieme di tutte le parti solide dell'acino. A questo punto cosa succede? Avviene la cosiddetta follatura, cioè la follatura è la tecnica con la quale si va a rompere questo cappello perché appunto è bene che non rimanga troppo all'esterno e quindi non rimanga e si secchi. Questo perché? Perché potrebbe generare delle particolari sostanze che potrebbero portare all'acetificazione del vino. Poi, oltre alla tecnica della follatura, viene usato la tecnica del rimontaggio, cioè la parte liquida con un'apposita pompa viene riportata sopra il cappello, quindi il cappello viene di fatto ribagnato con la parte liquida in modo che possa continuare ad essere estratte le sostanze necessarie dal cappello stesso. Quindi rottura del cappello oppure inumidazione, diciamo così, del cappello con questa tecnica del rimontaggio. In questa maniera si evita l'acetificazione, che è la cosa più tremenda che potrebbe succedere per il nostro vino. Fatti tutti questi passaggi, dopo si passa alla svinatura, cioè avviene la separazione della parte solida, quindi delle vinacce, rispetto al mosto vino, quindi alla parte liquida che viene così separata con un procedimento sostanzialmente di passaggio tramite una pompa o un rubinetto, fatto in modo che vi sia una sorta di dislivello tra la parte che viene aspirata, viene presa, e il resto delle vinacce, che così vanno poi a decadere, a dare sul fondo del contenitore. Normalmente tutto ciò si fa in modalità cosiddetta areggiata, cioè il vino prende ossigeno, sempre però sotto controllo di solforosa, perché come abbiamo detto già altre volte l'ossigeno è in alcune fasi un nemico della buona riuscita di un vino, però l'ossigeno in questo caso ci permette di riattivare i lieviti ma anche eliminare alcuni odori sgradevoli che possono formarsi in questa fase, quindi l'ossigeno in questo caso utilizzato in maniera controllata, quindi facendo attenzione a che sia il vino entri in contatto sempre nella giusta quantità, nella giusta modalità, ci permette di ottenere un prodotto migliore, di controllare
la buona riuscita del prodotto. A questo punto noi abbiamo il mosto, quindi la parte liquida che va a finire, poi lo vedremo, segue un ulteriore procedimento, ma ci fermiamo un attimo invece sulla parte solida che rimane. Diciamo che l'uva è un po' come il maiale, non si butta via nulla, e infatti della parte solida in realtà si fa un'ulteriore lavorazione, che è la torchiatura. La torchiatura è una pressione meccanica più o meno forte delle vinacce al fine di estrarne ulteriore liquido. A questo punto, a seconda del momento in cui noi andiamo a estrarre, abbiamo diversi prodotti, risultati finali. La prima torchiatura, la prima spremitura ci darà il vino fiore, che è un vino che si può tranquillamente aggiungere al mosto vino che abbiamo preparato prima, che abbiamo estratto dalla svinatura, quindi è un'ulteriore, diciamo, parte del vino che viene recuperata. Poi c'è una seconda spremitura, in questo caso più forte, più spinta, e qui otteniamo il cosiddetto vino torchiato. Il vino torchiato normalmente è un vino di qualità un po' inferiore. Questo perché? Perché spremendo ovviamente le parti solide prende anche le caratteristiche più tanniche, magari un po' più erbacee, più verdi del vino, e che quindi normalmente questo vino viene utilizzato o per produrre un vino di qualità inferiore oppure viene utilizzato per la distilleria, quindi in distilleria per fare magari delle correzioni per i prodotti distillati. La parte che rimane, quindi tutto quello che rimane dopo la torchiatura, normalmente viene fatto essiccare, e a quel punto viene avviato o in distilleria per la produzione, ad esempio, della grappa, oppure viene utilizzato, una volta anche distillato, per ulteriori riusi come combustibile oppure per la produzione di mangimi. Ecco, quindi come vedete, di fatto della produzione del vino non si butta via quasi nulla. Bene, quindi vista la parte solida, che fine fa, è chiuso il ciclo della parte solida, invece torniamo alla nostra meravigliosa parte liquida, che invece subisce una seconda fermentazione, che si chiama fermentazione malolattica. La fermentazione malolattica è quella che permette la trasformazione dell'acido malico, appunto malo, in acido lattico, lattica, e quindi di fatto si ottiene una deacidificazione del vino. Questo ci permette di ottenere che cosa? Un prodotto dal gusto più morbido, meno acido, con un corpo maggiore e anche con una persistenza e profumi più fini. Ecco, quindi è una sorta di miglioramento del vino, quindi una tecnica che si usa per migliorare il prodotto finale. Anche in questo caso avviene a temperature con un ambiente caldo, anche qui 18-20 gradi, e con bassi tenori di solforosa, quindi non bisogna esagerare con la solforosa, perché altrimenti non parte la fermentazione malolattica. Arriviamo poi infine al travaso, quindi il nostro mosto vino viene passato da un recipiente all'altro al fine di liberarlo dei depositi di feccia, quindi ancora quel po' di parte solida che ancora rimane all'interno del mosto vino e che sono presenti al suo interno. A questo punto, perché viene fatto? Viene fatto appunto per evitare che le fecce possano andare ad alterare i sapori e gli aromi del vino stesso. Ovviamente deve essere fatto con molta attenzione alla pulizia delle vasche di travaso e deve essere fatto possibilmente con nessun tipo di contatto con l'ossigeno, quindi con un contatto ossigeno veramente minimo. Questo perché? Perché se da una parte la scarsa pulizia darà origine al famoso difetto del Brett, di cui abbiamo parlato appunto nei difetti del vino, un altro difetto di cui abbiamo parlato l'altra volta è quello di svanito, cioè a furia di avere dell'aria tutte le sensazioni aromatiche spariscono, evaporano, e quindi il vino rischia di non avere più nessun tipo di sentore quando noi lo andiamo a degustare. Bene, abbiamo il nostro prodotto finale, che di fatto è il vino, e a questo punto comincia la parte di maturazione e stabilizzazione, cioè il vino a questo punto viene messo o in delle vasche oppure in botti di legno, a seconda di quello che vogliamo ottenere,
per le sue ultime cure, quindi le sue ultimi passaggi prima di essere venduto e imbottigliato. Quindi cosa succede? Nella vasca normalmente viene filtrato e chiarificato prima dell'imbottigliamento. Filtrazione e chiarifica, la filtrazione è un'ulteriore pulizia che viene fatta del vino delle parti solite, la chiarificazione è l'aggiunta di determinate sostanze al fine di migliorarne il colore e anche che non vi siano degli ulteriori residui. Invece in botte normalmente il vino rimane lì a invecchiare, quindi prende poi anche gli aromi del legno con cui sta a contatto, come abbiamo visto sempre nella puntata degli aromi, e dopo anche qui filtrazione e chiarifiche viene imbottigliato per poi essere commercializzato. Alcuni vini particolarmente pregiati subiscono una ulteriore fase di affinamento in bottiglia che poi portano a migliorare determinate caratteristiche prima della commercializzazione. Bene, e qui si chiude il ciclo della vinificazione in rosso. Come vedete, diversi passaggi che devono essere fatti con molta attenzione e molta perizia da degli esperti, ma che poi ci portano ad avere il prodotto finale che normalmente poi andiamo a degustare nel nostro calice. Quindi, arrivati alla fine, vi ricordo che la prossima puntata ci sarà la vinificazione in bianco, ma soprattutto se questa puntata vi è piaciuta, un mi piace è gradito, fatela conoscere la vinificazione in rosso anche ai vostri amici, così gli toglierete il famoso dubbio del fatto che la vinificazione in rosso sia fatta solo con le uve rosse. Se avete qualche domanda o qualche dubbio, l'hashtag AskTheWine è a vostra disposizione. Vi lascio come sempre con le mie solite tre raccomandazioni. La prima è che i minori di 18 anni non devono bere. La seconda è che non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose. E la terza è che bisogna bere con moderazione, ma di qualità. Ciao e alla prossima con Francesco su The Wine Channel.